per scelta a monte, noi facciamo sempre in modo che i ragazzi che emergono come ragazzi che hanno bisogno di aiuto vengano inviati alle ASL di appartenenza. Questa è una cosa alla quale noi teniamo moltissimo, perché non si confondano i livelli, perché sarebbe, come dire, insomma, lo sportello d'ascolto, quando si fa in un'ottica psicologica, così come sentirete tutta la giornata, ha delle implicazioni profonde sulle quali bisogna riflettere. Quindi bisogna eliminare fin dall'inizio il senso che uno sta in qualche modo cercando ragazzi difficili perché questo è proprio un principio di realtà, perché poi entrino in terapia. Quindi i ragazzi che noi, quando lavoriamo nelle scuole, non prendiamo in carico presso l'istituto i ragazzi che vengono segnalati come bisognosi di aiuto, e invece cooperiamo con tutte le strutture di zona per aiutare il passaggio all'eventuale inizio terapia. Bene, e andiamo al secondo intervento. È la dottoressa Laura Sartori, che è, insomma, diciamo, da molti anni nello sportello e che è una delle grandi anime nonché colonna di questo lavoro, insieme a Flavia Ferrazzoli. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io sì, da diversi anni mi occupo appunto degli sportelli nelle scuole. Nello specifico il mio intervento andrà un po' a spiegarvi come ci occupiamo dei ragazzi attraverso l'ascolto online, perché il nostro intervento nelle scuole ci ha fatto capire che non bastava essere soltanto fisicamente presenti nell'ambito scolastico, ma che era importante anche frequentare gli spazi che gli adolescenti frequentano al di fuori della scuola, e molto del loro tempo lo trascorrono in spazi virtuali. E quindi abbiamo deciso di creare, oltre allo sportello fisico nelle scuole, uno sportello che fosse collocato all'interno del sito di informazione di regiovani.it, che è quello di cui vi parlavano i miei colleghi precedentemente. Appunto, all'interno di questo spazio online abbiamo creato questo servizio di consulenza, che richiama appunto lo sportello scolastico e che è costituito da un'equipe però multidisciplinare, cioè non siamo soltanto psicologi dell'istituto di ortofonologia, ma ci sono anche medici, adolescentologi, pediatri che ci aiutano nelle consulenze, perché come vedremo le richieste che ci arrivano online sono di diverso tipo e di diverso livello. E questo canale è nato appunto dalla comprensione del fatto che ci sono molti adolescenti che preferiscono chiedere aiuto attraverso, diciamo, stando seduti dietro a un computer, no? Però vedremo che, insomma, questo non significa che la richiesta di aiuto non sia altrettanto significativa. Questa è un po', diciamo, l'immagine che loro vedono online, e diciamo, da molti anni questo servizio su internet è in stretto rapporto con gli sportelli che noi facciamo nelle scuole, perché quando passiamo a presentare lo sportello ai ragazzi gli spieghiamo che possono anche contattarci su internet attraverso un indirizzo email, che è sportellostudenti@diregiovani.it, e abbiamo visto che ci sono un po' due modalità: c'è chi viene allo sportello e ha piacere anche di mantenere un contatto con noi attraverso il sito e quindi ci scrive chiedendo proprio nello specifico di una di noi, e c'è chi invece utilizza soltanto il canale online perché appunto preferisce stare un pochino dietro allo schermo. Il mio intervento l'ho chiamato "Mi chiamo anonimo" e questa è la mia storia, proprio per sottolineare il fatto che spesso loro mandano email usando nickname o soprannomi, ma in realtà dentro ci mettono molto dei loro contenuti personali, e vedremo un pochino come. Siamo online dal 2008, quindi sono 6 anni. Abbiamo appunto aggiustato un po' il servizio, che all'inizio era rivolto ai giovani in generale, e poi abbiamo inserito delle aree di richiesta specifiche per gli studenti, che riguardano il rapporto con i docenti, il rapporto con gli studenti, con gli altri compagni, le difficoltà anche con la didattica. E per questo appunto ci avvaliamo anche di consulenti esterni, no? Che ci danno una mano in questo senso, che sono medici, adolescentologi, pediatri e anche dei membri dell'Associazione Nazionale Presidi, quando la richiesta riguarda tematiche di didattica un po' particolari. Oltre 1.500.000 contatti da quando siamo online, che sono tantissimi, ma ogni giorno noi abbiamo altri contatti che aumentano, quindi questo è un dato assolutamente parziale inserito nella slide un paio di giorni fa, ma che ogni giorno aumenta
e questo è molto significativo, molto importante, no? Ci fa capire quanto poi questo spazio vada a completare tutta l'attività clinica e che poi facciamo anche nello sportello, nelle scuole. La maggior parte delle richieste arriva da ragazzi che hanno tra i 15 e i 25 anni, anche se abbiamo avuto punte di 40, a volte anche 42, 46 o fino agli 11 anni, insomma, però l'80% hanno tra i 15 e i 25 anni. Avevamo pensato uno spazio analogo riferito, diciamo, reso disponibile ai docenti, ma abbiamo visto che i docenti lo utilizzano molto molto meno e preferiscono invece contattarci di persona nelle scuole. Questa è testimonianza del fatto che comunque i nativi digitali hanno proprio un altro modo di approcciarsi allo strumento che è internet, e devo dire invece lo fanno con una fiducia a volte anche maggiore, no, rispetto a quando lo possono fare di persona, perché si sentono più rassicurati dal fatto che possono farlo attraverso uno schermo. Considerando tutte queste cose abbiamo deciso di dare un taglio particolare alla nostra rubrica, cercando di renderla un pochino diversa dalla maggior parte delle rubriche che ci sono online. Abbiamo quindi deciso di fornire uno spazio completo che racchiuda l'informazione a diversi livelli, senza frammentare la parte medica, la parte psicologica, la parte relazionale. Per questo siamo un'equipe multidisciplinare, no? Perché dietro anche una richiesta anche molto emozionistica, molto semplice, in realtà dietro ci sono delle emozioni correlate e tutta un'altra serie di problematiche che noi cerchiamo invece di tenere insieme senza frammentare le informazioni che diamo. E proprio per questo, anche quando l'informazione è apparentemente solo scientifica, in realtà poi cerchiamo di collegarla all'emozione che c'è dietro, perché il ragazzo viene online a scrivermi una cosa, a chiedermi una cosa che è comunque molto personale, che è comunque legata alla sua esperienza, al suo vissuto. Quindi quando noi rispondiamo cerchiamo sempre di restituire un certo contenimento emotivo alla richiesta del ragazzo, e ci rivolgiamo a loro come fruitori attivi della comunicazione, cioè non dall'alto verso il basso, io sono l'esperto e tu sei, no, diciamo, la persona ignorante in materia che mi chiede qualcosa, ma cerchiamo appunto, no, di stabilire un rapporto di empatia che gli faccia capire: sì, io ho questa informazione in più, ma la posso collocare all'interno della tua storia, perché capisco, perché sto tutti i giorni a scuola, perché sto tutti i giorni con i ragazzi, e cerco, no, di mettermi nei tuoi panni e di aiutarti dandoti sia l'informazione, perché come diceva bene il dottor Bianchi prima, se i ragazzi hanno le informazioni corrette sono in grado di assumere comportamenti responsabili nella maggior parte dei casi, ovviamente se non ci sono problematiche un po' più particolari. Dopo tutte queste, diciamo, analizzando tutte le richieste che ci arrivano, infatti, diciamo, siamo stati, come dire, gratificati, no? nel vedere che l'approccio che abbiamo utilizzato è in realtà quello di cui loro hanno bisogno, perché il bisogno principale che loro esprimono è quello di essere sia ascoltati e di essere informati, ma soprattutto di essere riconosciuti e contenuti in qualche modo nella difficoltà che loro hanno in quel momento, okay? Quindi diciamo che questo approccio integrato riscuote successo, tant'è vero che spesso tornano a scriverci, ci ringraziano, aprono, diciamo, delle specifiche nelle loro richieste che nella prima domanda non c'erano, no? Magari la prima domanda era essenzialmente nozionistica, quando noi gli diamo una risposta più emotiva, più accogliente da questo punto di vista, tornano a scriverci dicendoci: sì, è vero, io in realtà sono molto preoccupato perché in questo momento sto attraversando questo tipo di situazione difficile, e quindi riusciamo a entrare in contatto con loro in un modo diverso. Quando ci scrivono, il 73% delle domande che ci arrivano riguardano il corpo, la sessualità e la salute. Il 23% riguardano tematiche emotive e relazionali. Ci verrebbe da dire che la filosofia dei ragazzi sembra essere coito ergo sum. In realtà vedremo che dietro le numerose domande sulla sessualità che ci arrivano ci sono invece tutta un'altra serie di fattori che non dobbiamo assolutamente trascurare. Vi faccio un po' di esempi, sono tutte domande un po' tagliate, ma per farvi un po' capire. Queste sono domande sulla sessualità. Di Lisa, 15 anni, dice: io e il mio ragazzo abbiamo rapporti a coito interrotto, posso essere rimasta incinta? Un anonimo chiede: col petting si può rimanere incinta? Mimi dice: dopo 2 settimane di attesa estenuante, ieri abbastanza puntualmente mi è arrivato il ciclo, ero molto felice e sollevata, oggi è diventato abbastanza scarso, ecco, non vorrei si trattasse di false mestruazioni. Questo Fab, che è un ragazzo, dice: mentre facevo del petting con la mia ragazza è capitato che una goccia del mio sperma le finisse sul pube, sono preoccupatissimo, ho paurissima che lei possa restare incinta per quanto accaduto. Quest'ultimo è un esempio proprio molto frequente, no? Loro ci raccontano la loro singola piccola esperienza e spesso mettono questi aggettivi: ho paura, sono preoccupato, non riesco a dormire, sono agitato, sono in ansia, eccetera.
questo soprattutto ovviamente quando ci sono domande legate al corpo e alla sessualità. Vediamo questa di Nunu che ha 17 anni, dice: le scrivo per cercare di capire qualcosa di più sul rapporto sessuale, visto che con i miei non ho un buon rapporto. Io non ho ancora avuto un rapporto sessuale, anche se di occasioni ne ho avute tante, se ne dica, ma non ho mai incontrato la persona giusta. Il problema è che io ho molta paura di farlo, un po' lei entra, no? Nel vivo, anche solo a pensarci, e poi ci chiede, diciamo così, di informazione. Per il primo rapporto si può usare il preservativo? E se la prima volta avvenisse in acqua senza preservativo ci sarebbero più possibilità di restare incinta? La ringrazio e spero che risponda alla mia domanda, no? E quando gli rispondiamo nel giro di un paio di giorni dicono: meno male, no? A volte ci riscrivono: non pensavo, grazie, no? Mi avete proprio risposto, avete capito quello che volevo sapere. Quindi sicuramente a uno diremo come utilizzare il preservativo, le caratteristiche del preservativo, ma poi ci soffermeremo sulla sua paura, sulla sua difficoltà di parlarne con i genitori, con i quali non ha un buon rapporto, e questo la maggior parte dei servizi online non lo offrono perché non hanno un'equipe multidisciplinare che possa rispondere a tutte queste esigenze, quindi cerchiamo di mettere un po' un valore aggiunto. Queste invece sono le domande. Quelli che ti hanno continuato, no? Ci sono a scrivere. Io vorrei, sì, no? Sì. Cioè, visto che hai capito, no? Ti posso chiedere anche questo, no? E visto che mi hai aiutato, che ti posso chiedere anche un certo, sì. C'è sempre questa idea del contenimento che viene portata avanti, non è mai la risposta asettica. Sì. Che è poi diventata la nostra caratteristica un po' più peculiare rispetto al servizio online, che poi alla fine, no, è un po' lo specchio di quello che facciamo anche quando siamo fisicamente nelle scuole. Queste sono domande un po' più relazionali, no? I miei genitori hanno iniziato la terapia di coppia per cercare di sistemare il possibile, e se non si risolvesse nulla, se non vedrò più la mia famiglia unita? Mary invece è preoccupata per la scelta universitaria, dice: non solo sono indecisa su cosa voglio fare da grande, ho soprattutto paura di sbagliare, non riesco a selezionare l'ambito lavorativo in cui mi piacerebbe fare esperienza, e le materie che amo di più comportano rischi troppo grandi da correre. Sappiamo tutti infatti che con una laurea in filosofia non si va da nessuna parte, spesso, no, questo è un caso specifico, ma hanno questi dubbi, no? Ho scelto la scuola giusta anche rispetto alla scelta della scuola superiore spesso. La prima è una ragazza che ci scrive online, come vi dicevo prima, perché aveva difficoltà a presentarsi allo sportello d'ascolto. In realtà non ci fa una domanda specifica, ci dice: vorrei aprirmi con qualcuno, ma ciò che mi preoccupa è far capire alle persone che ho un problema. Come faccio ad affrontare il fatto che andrei allo sportello d'ascolto? Mi sentirei fuori posto, è questo che mi preoccupa, come posso superarlo? Celeste ancora prima, no? Come faccio a riconoscere anche davanti agli altri che ho una difficoltà? La seconda anonima invece ha un problema con l'autolesionismo, vedremo poi che è una cosa molto frequente, no? La cosa particolare dice che questa cosa non la sa nessuno, perché io tengo a tenermi tutto dentro, ho scritto qui perché mi serviva uno sfogo, grazie per l'ascolto. In realtà non ci fa una domanda specifica, no? Ha bisogno di depositare questo contenuto da qualche parte e lo affida in qualche modo a noi. Qui ancora di più è importante la nostra risposta, no? E altra cosa che mi preme sottolineare è che la nostra risposta rimane scritta, no? Loro la leggono, la rileggono, pensiamo moltissimo a quello che scriviamo, perché non è detto che torneranno a scriverci, non è detto che potremmo tornare sulle risposte che diamo, e quindi l'attenzione deve essere ancora più importante, no? Ancora più forte, perché i contenuti possono essere, no, fraintesi e malinterpretati. Il fatto che loro, il 65% delle persone che ci scrive sono femmine, il 35% maschi, questa è un po' la distribuzione di genere, ma il 75% delle domande che ci arrivano come anonimo o con un nickname, un soprannome. Però la cosa interessante è che anche su domande molto simili, no? Anche su cose riguardanti la sessualità, eccetera, loro sottolineano, come vediamo per esempio i ragazzi di prima, la loro singola specifica esperienza, che anche se, come dire, concretamente è molto simile a quella di altri ragazzi, in realtà ha delle emozioni e dei vissuti che sono assolutamente singolari e specifici, e è questo che rende la storia loro diversa da altre 100.000 domande. Tante volte ce lo scrivono proprio: sappiamo che vi hanno già chiesto tante volte questa cosa, ma io ho bisogno di chiedervela per me, perché dietro c'è tutto il suo vissuto emotivo che è inevitabilmente diverso da quello degli altri. Quindi che cosa ci chiedono loro? Di riconoscerli emotivamente, di contenerli emotivamente e ovviamente di informarli, che non è un aspetto che trascuriamo assolutamente perché è fondamentale.
All'interno dell'area corpo e sessualità, che sono le domande più frequenti, questa è la distribuzione degli argomenti. Il 33% ha paura della gravidanza, no? Quindi diverse situazioni in cui loro si sentono timorosi di essere rimasti incinta perché non hanno avuto un rapporto sufficientemente protetto, o anche se l'hanno avuto protetto con preservativo, pillola e coito interrotto, hanno lo stesso paura di essere rimasti incinta. E anche qui si aprono dietro, no? Delle tematiche emotive enormi, perché non stiamo parlando del metodo contraccettivo, stiamo parlando della tua paura di affrontare un rapporto sessuale completo. Il 31% ci fa domande specifiche sui contraccettivi, il 22% sul ciclo, lo spotting e le malattie sessualmente trasmissibili, il 14% sulla prima volta, la masturbazione e la consultazione di uno specialista, che è una cosa un po' trascurata, poi vedremo meglio. Queste sono le keywords, cioè le parole più ricercate sul nostro sito, nel nostro motore di ricerca. Come vedete sono tutte parole che riguardano il corpo e la sessualità. Perdite, falso ciclo, spotting, incinta e concepimento ovviamente sono molto simili, ma le chiamano in modo diverso. Liquido preiaculatorio, petting e il concetto di rischio, sempre riferito al corpo e alla sessualità. Questo che cosa ci porta a dire? Come Jung diceva benissimo, che la sessualità non è soltanto una pulsionalità, ma è una forza indubbiamente creatrice che rappresenta, oltre alla causa della nostra vita individuale, anche un fattore della nostra vita psichica che va preso estremamente sul serio. Cioè non è il ragazzino che stava sperimentando le prime esperienze sessuali e basta, anche in modo un po' a volte provocatorio e ostentato, ma dietro c'è una componente psichica e emotiva che non dobbiamo assolutamente trascurare. Quello che vi dicevo prima appunto è proprio il nucleo, no, della riflessione che abbiamo fatto sul nostro servizio online. Anche se le domande sono simili e ripetitive, ognuno vuole essere riconosciuto nella sua specificità e quindi noi non facciamo mai, ci sono dei servizi online che copiano e incollano, no, delle risposte precostituite. Mi stai chiedendo del preservativo, ti allego questa scheda, mi stai chiedendo del foglio interrotto, ti allego quest'altra, cutting, autolesionismo, ti allego un altro file, no? Noi non funzioniamo assolutamente così, perché siamo assolutamente l'idea che l'individuo non è un sacco vuoto nel quale ci si può ficcare tutto ciò che si vuole, ma ha dei contenuti suoi personali che vengono sempre in primo piano. Quindi 100 domande sul preservativo hanno 100 risposte diverse, perché ci agganciamo e cerchiamo di rispecchiare l'emozione che loro mettono nella richiesta che ci stanno facendo online. Abbiamo ovviamente preso atto che c'è una forte anticipazione di tutto ciò che riguarda la sessualità, l'attenzione al corpo. Sì, questa è appunto un'esperienza sessuale molto precoce tra bambini che hanno un po' di difficoltà a capire che cosa significhi, no? E perché hanno difficoltà a capire? Perché sono evidentemente emotivamente immaturi, no? Cioè non riescono poi bene ad integrare tutte queste informazioni, no? Apparentemente semplici, no? Allora l'atto sessuale funziona così, l'anticoncezionale funziona così, però in realtà poi emotivamente non riescono, no, a farsi carico di questi contenuti così importanti. Quando noi abbiamo chiesto a 1500 ragazzi quel questionario di cui accennava il dottor Bianchi, quando si sentono pronti per avere il primo rapporto sessuale, vediamo che i maschi anticipano un pochino, ma diciamo che tra i 14 e i 19 ci siamo, no? Tutti quanti, bene o male, sia maschi che femmine, si sentono abbastanza pronti per avere il primo rapporto sessuale. E parliamo di una fascia d'età in cui, ok, ci può essere il primo rapporto sessuale, però siamo in una fase evolutiva, corporea e psichica molto molto importante, no? E quindi è inevitabile che questa attività sessuale si può collocare in diversi momenti della loro crescita e creare diversi disorientamenti. Questo ci ha portato poi ad ampliare la riflessione ovviamente dall'atto sessuale al rapporto che loro hanno col corpo, no? Bion diceva che il corpo non è solo il rapporto con le emozioni più profonde che sorreggono il nostro sviluppo mentale, ma è una forma mentale che condiziona lo sviluppo stesso della capacità di pensare e consente alla mente di prendere corpo. Quindi noi non possiamo trascurare una domanda che riguarda il corpo dando solo una risposta medica o una risposta ginecologica. Dobbiamo necessariamente aiutare il ragazzo a ricollegare questa esperienza corporea a qualcosa che ha a che fare con la sua profondità, con le sue emozioni. Ovviamente è difficile per loro, no, fare questo collegamento quando poi i cambiamenti del corpo vanno avanti, no, al di là, cioè il corpo cambia e non chiede sei pronto, non sei pronto, posso aspettare, no? Il corpo dice il cambiamento prima che sia possibile pensarlo, lo fa al di là delle angosce, delle resistenze e dell'impossibilità, questo lo dice molto bene Ferrari, no? Ci fa capire che appunto il corpo prosegue e non dà a volte tempo all'adolescente, no, di fare le elaborazioni emotive che ci sono loro.
che ci sono dietro. Figuriamoci se queste elaborazioni emotive sono anche poi ostacolate da una serie di esperienze troppo precoci. Quindi a questo generale atteggiamento di apertura che c'è, da una parte per fortuna, no, alla sessualità, che cerca di eliminare tutti i tabù che ci sono stati per tanti anni, purtroppo però non corrisponde a questa apertura un'integrazione vera, no, con le tematiche poi emotive e affettive che ci sono dietro allo sviluppo fisico e sessuale. Allora ci chiediamo quando è che possiamo aiutare, no, i ragazzi a prendere più consapevolezza di queste cose, a informarli bene. Loro ci dicono che già dalle medie bisognerebbe iniziare a fare educazione sessuale e che preferirebbero riceverla da personale extrascolastico esperto, quindi non da un docente con il quale poi mi potrei sentire in imbarazzo, mi deve mettere il voto, potrebbe andarla a dire a mamma, eccetera eccetera. Però dove si vanno ad informare? Abbiamo provato a vedere se qualcuno conosceva la possibilità di informarsi in un consultorio. Il 71% neanche sa che esistono, il 93% non ci si è mai rivolto e non hanno mai consultato il 73% dei ragazzi né un ginecologo né un andrologo. E tutti poi ci dicono che le informazioni le prendono dagli amici e da internet. Quindi dobbiamo essere nei loro spazi digitali inevitabilmente. Perché dobbiamo essere negli spazi digitali? Perché l'89% dei ragazzi passa da 1 a 4 ore al giorno su internet, molto di più forse di quanto ne passi con un genitore, no? E il 16% addirittura più di 4 ore su internet. E se su internet trova dei canali informativi, no, adeguati, forse abbiamo un'opportunità in più. Il 38% manda o riceve messaggi che riguardano il sesso, quindi comunque per loro è una cosa molto frequente. E la cosa particolare è che per loro, per il 60% di loro, questa cosa è divertente e piacevole. Quindi apparentemente lo fanno, no, con una spensieratezza e con una facilità molto leggere, no? Poi in realtà dietro però sanno, nel 76% dei casi sanno che ci sono dei rischi, no? Quindi comunque tengono una spia accesa se li aiutiamo. Quindi possiamo dire che sembra che sia lecito parlare di sesso, ma che non ci sia un linguaggio degli affetti che consenta di esprimersi al meglio rispetto alla sessualità, no? Questi bambini molto carini dicono, si parlano in termini tecnici, no? Dice, la nostra configurazione hardware è differente. Dice, sì, è vero, tu hai l'antenna wifi, io ho il lettore CD, no? Allora, per capirci un po' sui termini, abbiamo cercato di approfondire, di migliorare il nostro contributo online creando una rubrica che si chiama Se so è meglio, no? Giocando un po' sulla parola sesso e cercando di fornire tutta una serie di informazioni e di approfondimenti che però non siano appunto solo la scheda tecnica su come si usa il preservativo, su come si può rimanere incinta, ma che siano integrati con tutta la parte più emotiva e affettiva che ci può essere dietro una scelta corporea, fisica, sessuale. Okay? Questa è un po' la pagina tipo, con i vari argomenti, insomma, che loro possono consultare. Ogni settimana esce un argomento diverso. Come pubblichiamo questi argomenti? Se voi guardate, ovviamente la comunicazione online spesso è più disinibita perché appunto c'è uno schermo davanti che mi aiuta, è spesso più frammentata, no? Perché i tempi li gestisco io, posso stare su un pezzo 3 minuti, 2 minuti, 3 secondi, è facilmente fraintendibile, come dicevamo prima, quello che scriviamo rimane lì e quindi loro lo leggono e lo rileggono e quindi è importante stare attenti alle parole e può portare anche a idealizzare chi ho al di là dello schermo, quindi dobbiamo, come dire, procedere sempre con molta cautela. Proprio per questo ogni contenuto integra le due parti che dicevamo prima, informazione ed emozione, soppesando le parole, cercando di non andare troppo oltre, perché comunque, ripeto, è una consulenza online, già a scuola dobbiamo stare attenti, no? Perché comunque non è uno spazio di terapia, figuriamoci in uno spazio di consulenza online, no? Quindi da diciamo, psicoterapeuti responsabili cerchiamo di dare degli spunti di riflessione, no? Che poi non sappiamo bene come e dove si collocheranno, no? Winnicott diceva molto bene che il processo di crescita, il processo evolutivo, non può essere accelerato ma può essere interrotto e distrutto da un intervento maldestro, che è quello che noi cerchiamo assolutamente di evitare. E volevo chiudere con questa frase di Jung che molto bene ci spiega, secondo me, l'importanza delle parole, che noi come terapeuti, ma anche gli insegnanti, no, e tutti i genitori, tutte le persone che hanno a che fare con i ragazzi, forse dovrebbero tenere presente. Una ragnatela di parole è l'inferno per chi vi resta impigliato. Sii cauto con le parole, scegliele bene, prendi parole sicure, parole prive di appigli.
non tesserne una all'altra finché non ne nasca una ragnatela, perché tu saresti il primo a restarvi impigliato. La parola è quel che vi è di più futile e di più potente. Nella parola confluiscono il vuoto e il pieno. Grazie.